Ma signori, pubblicità! No, ti ho detto qualcosa di caso ha senso? Sì. Sì, ha senso? Ok, a posto. Adesso vado a fare una linea un po' più... Ciao e benvenuti sul canale YouTube di Prime Video. Io sono Francesca in Arte Frappog e sono una YouTuber che parla di disegno e creatività. Anche oggi, come tante altre volte prima di questa, sbuco su questo canale per una sfida che il team di Prime Video ha preparato per me. Quindi non indugiamo oltre. Sigla! Pochi film nella storia hanno la capacità di diventare davvero cult, pure che se incontri uno per strada, anche se non li hai mai visti, puoi comunque citargli le battute una per una. E oggi parliamo proprio di uno di questi film, anzi una trilogia, Il Signore degli Anelli. Il team di Prime Video ha messo qui davanti a me due mazzi di carte, uno dei quali contiene dei mestieri e delle figure del mondo moderno, e l'altro contiene i personaggi dei film. Posso vederli? Ci è concesso? Guardate che belli! Abbiamo Frodo. Ma questo non si chiamava Sam? E cosa dobbiamo fare oggi con questi personaggi? Beh, dovrò ridisegnarli come se fossero persone, appunto, del mondo moderno. L'associazione però la farò io, quindi pescherò alla cieca una carta da questo mazzo e poi vediamo. Io direi di partire. Cominciamo con la prima carta? Team, me lo concedete? Personaggio numero 1. Agente di polizia. Secondo me un personaggio che potrebbe essere un bel agente di polizia è Eowyn. Ce la vedo come agente di polizia perché lei nella storia decide, nonostante sia di origini nobili, di scendere in campo proprio come un soldato. Quindi cominciamo. Preparo una piccola bozza. Piccola, una bozzina. Perché ho deciso di fare proprio questa posa? Non so se ce l'avete presente, ma lei, anche se la cercate su Google, la trovate con questa posa stupenda, super nobile, dignitosa. La spada non ha fatto altro che trasformarsi in una paletta per dirigere il traffico. Per il momento non sono molto soddisfatta dello sguardo, mi sembra un pochino cagnesco, vorrei che fosse un po' più elegante. Vedo di sistemare un po' e poi procedo con la linea. Devo dire che non sono bravissima spesso a riportare i tratti somatici dei personaggi, ogni tanto ho dei problemi con la somiglianza, però in questo caso forse queste due o tre lineette mi stanno aiutando, no? Anche il mento col puntino, io sono una portatrice sana di mento col puntino, come si chiama? Mento... sì, dai, a culo. Io ce la vedo come un cavaliere, no? Non abbiamo lo scudo, però abbiamo la spada. Quindi direi che posso dare un ultimo tocco col colore e sicuramente anche i capelli biondi, insomma l'incarnato, mi aiuteranno a renderla più riconoscibile, quindi mi salvo in corner con questo col colore. Ed è lei. Partiamo con un macro nel suo occhio e poi lentamente andiamo ad allargare fino ad avere Eowyn, agente di polizia. Dai, c'è anche un minimo di somiglianza, non vorrei esagerare, però dai, più o meno, che dite? Perfetto, è arrivato un pollice in su. E direi che possiamo passare al secondo personaggio. Eowyn, vai a fare la tua ronda e passiamo al prossimo. Personaggio numero 2. Peschiamo quindi questa seconda figura del mondo moderno che è il Oichofuf Deadness. Ah, che ridere, siamo tutti stanchi oggi, eh? Va bene, è il dipendente d'ufficio. Vediamo chi è che potrebbe ricoprire questo ruolo. Ce lo vedete Legolas che manda le email? Io l'ho trovato, ce l'ho. Era l'ultimo, ma è quello perfetto. Gollum, dipendente d'ufficio. Ditemi se questa non è la faccia di un dipendente d'ufficio dopo 8 ore e il computer gli dà una schermata blu. Ho già un'idea. Cominciamo con la bozza. Inizialmente me lo sono immaginato sopra la scrivania, però forse sarebbe ancora più carino metterlo proprio sulla classica sedia da ufficio. Attenzione, c'è un dettaglio sul quale voglio che vi soffermiate. La marca del computer è A-A-Anello. A-Anello. Vabbè, allora, il computer ha un logo a forma di anello, va bene? Quindi adesso vado a ripulire la linea e aggiustare quelle due o tre cosette, aggiungere la sedia e vediamo. Ho aggiunto un paio di dettagli in più, quindi i post-it sopra la scrivania, la penna. Lo sguardo mi sembra abbastanza perso. Credo di aver catturato proprio il vuoto nella sua anima. E poi qua ho preparato un piccolo riquadro, ma non vi dico cosa ho intenzione di metterci, lo vedrete alla fine. Secondo me vi piacerà. Tra l'altro ci tengo a precisare che io voglio anche un po' bene a Gollum. Non mi piace il fatto che sia sempre così svestito, quindi io ho messo una tutina. Il comfort dello stare a casa, forse in smart working, ecco. Vado col colore e i ritocchi finali. Finalmente l'opera è conclusa e il blue screen è stato creato. Secondo me non è male, poi guardate che occhioni, ma non mi fa tenerezza. Ma non lo volete abbracciare un po'? No, No, in effetti no. Più che altro mi fa un po' schifo la bocca, con tutti che si sente un po'... Non mi avvicinerei troppo. Quindi questa è la mia visione di Gollum dipendente d'ufficio. Un impiegato che ha tanto da dare, ma anche tanto da andare. Quindi adesso se ne va e passiamo al prossimo personaggio, che sarà il presidente degli Stati Uniti. Vi aspettavo una professione un
po' più, non so, il giardiniere. Vediamo cosa ci offre il nostro mazzo. Vabbè, non lo sto neanche a sfogliare. Al primo colpo va già bene così. Gandalf. Ma chi meglio di Gandalf potrebbe ricoprire questo ruolo? Sicuramente vorrei riproporre il bastone, però non mi convince l'idea di fare un enorme bastone microfono perché ha già i microfoni davanti, quindi non funziona tanto. Ora vedrò un attimo come posso cambiarlo. Avete presente i maghi, no? Che si dice che il potere di un mago è tanto più grande quanto è grande la visiera del suo cappello. E quindi nel voler riproporre questo cappello gli ho messo in testa quello dello zio Sam, no? Avete presente? I want you. Vado avanti, vediamo di sistemare questo palo strano. Finalmente sono riuscito a trovare un senso a questo bastone, è diventato il palo della bandiera degli Stati Uniti, così almeno tutto fila, tutto torna, però il ditino alzato comunque volevo farlo e quindi gliel'ho messo con questa impugnatura un pochino più storta, però lui indica e ci sta. Il dettaglio che però più mi piace di tutti sono proprio questi microfoni che sbucano dalla barba, perché è così lunga che non può impedire che avvolga qualsiasi cosa di fronte a lui. Dai, io i miei dettaglini carini ce l'ho messi, vado a completare tutto col colore e poi vediamo il risultato finito. Innanzitutto chiedo scusa agli americani per aver storpiato la loro bandiera, mi sono presa la licenza poetica di semplificarla, per cui il numero di stelle e di strisce non è, diciamo, propriamente corretto. Perdonatemi. Però Gandalf, secondo me, ci sta. Ora, sarà perché i colori sono proprio quelli. Però dai, c'è della somiglianza. Forse lo sguardo è meno determinato, ecco. Forse potrebbe essere ancora un po' più... Beh, si fa quel che si può. E poi comunque potrebbe prestarsi a eventuali montaggi tipo... Però posso dire che sono molto curiosa di sapere quali altre combinazioni si sarebbero potute generare in questo video, cioè quali altre professioni c'erano. Campionessa di equitazione, giudice, nonnino che coltiva l'orto, molto bene, CEO di successo, controllore. Vorrei solo che questo video continuasse per altri 10 anni. Purtroppo anche questo episodio di Tratto Da è giunto al termine, quindi adesso io non posso fare più nulla, ma tocca a voi. Scriveteci qua sotto nei commenti quale personaggio del Signore degli Anelli vorreste incontrare nel mondo moderno e soprattutto in che veste. Ah, e non dimenticate di andarvi a recuperare anche la serie TV su Prime Video. E ovviamente, perché no, di andare anche a fare un bel rewatch della trilogia originale. Grazie mille per aver visto il video, ricordatevi di lasciare un pollicione in su e iscrivervi al canale di Prime Video e io vi mando un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!